Nell'officina storica, ex San Gritania, si è svolta stamani a Lanciano la quarta edizione del Tua Day, la convention annuale dell'azienda di trasporto pubblico della Regione Abruzzo. Oltre ad illustrare i risultati del bilancio 2018, chiuso in attivo, Tua SPA ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo collegio sindacale. Presidente Marsilio, malgrado le tante difficoltà, si chiude un bilancio in positivo. Sì, si chiude un bilancio in positivo. Naturalmente il bilancio a cui noi guardiamo non è soltanto quello economico, è importante. Ringrazio gli amministratori che hanno saputo raggiungere questo risultato nonostante la diminuzione dei contributi pubblici, questo va detto. Il fondo per i trasporti è un fondo nazionale che viene dato e ripartito poi tramite il Ministero alle regioni. Questo fondo ormai da anni viene intaccato ed eroso, questo costringe a fare opera, magari sì, sicuramente di razionalizzazione e di contenimento delle spese, ma a volte anche tagli dolorosi, e questo si riflette poi su un altro tipo di bilancio, che è quello della soddisfazione della clientela. Per il futuro, Giuliante, quali le linee programmatiche e soprattutto su cosa puntare? Parlare di rinnovo della flotta significa far riferimento inevitabilmente a nuovi fondi e siccome, come sappiamo, ci sono stati dei tagli, noi pensiamo di aggredire il comparto Europa dove ci sono dei fondi, c'è la possibilità innovativa con la Dario di utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti e quindi cercheremo di trovare delle possibilità che in questo momento il bilancio non mette a disposizione per fare tutto quanto una serie di operazioni di rilancio, sia, lo ripeto, sul ferro, sia sulla gomma, sia per le infrastrutture.